Oggi dall'autodromo di Varano prende il via la 34esima edizione del Moto Estate. È una data importante, quella della Festa della Liberazione, che oggi si tinge dei variopinti colori delle carene delle moto, che tornano a rombare in quella che è stata ed è storicamente la casa del Moto Estate, l'autodromo dedicato a Riccardo Paletti. Si corre su una pista molto tecnica da 2350 metri con ben 14 curve, di cui 6 a destra e 8 a sinistra. Abbiamo un paddock da ben 14.000 metri quadri, completamente riempito dai piloti e da tutti coloro che li accompagnano, che hanno dato un grande, grandissimo spettacolo. A questo punto non resta che sentire i motori e il rombo delle moto. Forza ragazzi, diamo gas! Eccoci, buongiorno, dopo la Q2 del CRV domenica a Varano abbiamo qua dei piloti che hanno concluso in maniera eccellente la seconda qualifica, però chiediamo loro come si sono trovati e com'è andata. Tu sei? Presentati. Michele Grotti, e la Q2 è andata abbastanza bene, abbiamo provato delle modifiche, però sono contento del risultato e dai, speriamo che in gara vada ancora meglio. Bocca al lupo Michele, grazie. Qua abbiamo invece? Ghidini Marco. Allora anche io in Q2 sono riuscito a migliorarmi rispetto al Q1, diciamo che venendo da un anno di stop completo c'è ancora molto da lavorare, però siamo fiduciosi e speriamo bene. Grazie ancora. Grazie. Qui abbiamo invece? Gomez Alejandro. Per chi corri Gomez? Gomez corre per la Nova Race, la Pro Race e Elettro Gomez Serbi. Siamo molto contenti con i risultati, abbiamo giocato un po' col rapporto della moto e pensiamo che abbiamo un buon ritmo per la gara. Gomez, una domanda che faccio, sentono che hai un accento, parli benissimo italiano ma è un accento molto spagnolo, ma sei? Io sono nato a Costa Rica, devo chiarire che non parlo benissimo l'italiano, sto ancora imparando. Ok, in bocca al lupo, grazie. Ciao Ale, sono Luca Figerò, vecchia conoscenza comunque del CRV, ho ripreso dopo un anno di stop anch'io e è dura, però alla fine è andata bene, dai. Pensavo andasse molto peggio, quindi sono comunque molto molto contento del risultato. Adesso poi per la gara prepariamo gomme nuove e si vede un attimino di recuperare un po' di posizioni in griglia per magari andare a podio. Si tenta il podio oggi, dai. Bene, in bocca al lupo. Abbiamo qua. Ciao, sono Ranieri Michele, sono un po' di anni che sono nel CRV. Quest'anno ho cambiato anche tipologia di moto. Sono contento perché sono riuscito a fare gli stessi tempi che facevo 2 anni fa. Solo che per migliorare, andiamo avanti così e divertiamoci, grazie mille. Ed ecco, importiamo qua un altro nuovo rookie. Ciao, sono Romano Salvatore, prima volta in gara in vita mia, mai girato e niente, dai, bene, meglio ieri in Q1, comunque sto girando condizionato da una caduta di domenica scorsa, quindi un po' male a braccio. Oggi ho provato un po' il passo, speriamo di fare bene in gara con le gomme nuove e niente, dai, speriamo. Bene, in bocca al lupo, grazie. Adesso facciamo una domanda a Stefano di Racing Service di Michelin Motorsport. Una domanda così, allora, perché è importante utilizzare le termocoperte anche sulle gomme che sono omologate per uso stradale? Ma allora, è giusto sapere che sono pneumatici da competizione e anche omologati per uso stradale. Quindi, come tutte le gomme da competizione, vanno a temperature corrette di esercizio. Importantissimo scaldarle mezz'ora almeno prima della competizione per raggiungere anche il compromesso ideale temperatura-pressione. Ok, grazie Stefano. E qua abbiamo due tipi di pneumatici, uno che è proprio da competizione, un altro che è anche un'omologa per uso stradale, però ovviamente, come ha detto Stefano adesso, devono essere comunque sia tutti e due utilizzati con l'ausilio delle termocoperte, magari mezz'ora prima o anche prima. La temperatura di esercizio delle termocoperte, Stefano, curiosità? L'ideale è scaldare i pneumatici tra i 80 e i 100 gradi, 80 l'anteriore, 100 gradi il posteriore, in linea di massima con la temperatura corretta. Poi in base anche alla situazione meteo ci si regola un attimino, un po' di più, un po' di meno.
Grazie Stefano. Parlando di importanza dei materiali e dei service, abbiamo qua con noi Lorenzo Panelli, prego, responsabile Pro Race, che è il nostro nuovo partner tecnico. Perché è importante un olio da competizioni per una moto da competizione? È molto importante, buongiorno, per garantire la massima protezione di tutte le parti meccaniche e anche appunto per quanto riguarda il discorso anche gruppo frizione, e garantiamo una temperatura dell'olio veramente ridotta e massime performance. Grazie, ci vediamo oggi alle 16.30 per la gara, quindi grazie a tutti e a dopo. Massimiliano Treccani parte in seconda fila, cosa ti aspetti da questa gara? Mi aspetto di riuscire a partire perché ho bruciato la frizione stamattina e questa è nuova e slitta un po'. Speriamo bene, dai, e di passare qualcuno se tutto va bene. Michele Grotti, cosa ti aspetti dalla gara? Sicuramente sarà una gara impegnativa, l'importante è partire bene per cercare di rimanere lì davanti insieme agli altri e dai, l'importante è provare a fare una buona gara, ecco. Eccoci con Romeo Gabriele. Gabriele, cosa ne pensi di questa gara? Come andrà? Spero bene. Si parte davanti, si spinge e si vede di arrivare davanti. Eccoci con Alejandro Gomez. Alejandro, parti tra i primi. Cosa ti aspetti da questa gara? Aspetto avere abbastanza ritmo per almeno fare una bella lotta con i primi posti. Penso che saremmo riusciti a vincere. Quella è la mia idea. Marco Bisio. Parte in seconda fila, cosa ti aspetti da questa gara? È la prima gara che faccio, cerco di iniziare, l'ho iniziata bene, penso dovrei finirla anche bene, poi grazie all'organizzazione del nostro buon Alessandro e tutto lo staff, mi ha agevolato molto la situazione, perciò grazie a tutti. Eccoci con Figerot Luca. Luca, come sono andate le classifiche e come andrà la gara? Allora, qualifiche un po' impegnative, ma tutto sommato sono soddisfatto perché comunque dopo un anno e mezzo di stop ripartire così non era facile. Pensavo di andare molto peggio, quindi sono ottimista e adesso tutto sta nel partire decentemente e cercare di stare col gruppo davanti. Magari fare qualche sorpasso sarebbe bello. Ben ritrovati dal Riccardo Paletti, 2350 metri di percorrenza per quella che è la gara, una delle più sentite, la CRV. Qui al mio fianco Davide Lombardi. Buongiorno a tutti. È il delegato responsabile della Valle d'Aosta. Per l'FMI, esatto. E allora Davide, vado a enunciare volante la griglia di partenza in attesa dell'inizio della gara, che sarà sicuramente scoppiettante. Prima fila Romeo Gomez Maggio, seconda fila Bossotto Treccani Bisio, terza fila Figero Crotti Rucco, quarta fila Ferri Rolando Romano, quinta fila Gerardi Sani Piovani, sesta fila Bruno Pocobello Quattrini, Rinieri Ghidini Bossoni, Caldari Ulino Cicogna. Ci aspettiamo una gara sensazionale, questo te lo dico io, e poi ti aggiungo, intanto iniziamo a goderci questa partenza, poi ti farò qualche domanda anche tecnicamente rispetto a quello che andiamo a vedere, una partenza che ci stiamo accingendo a vivere, caro il mio Davide Lombardi. La bandiera rossa se ne va, si stanno per accendere i semafori, via, partiti, gas gas gas, dai ragazzi fateci divertire, vediamo la partenza subito. Con davanti mi sembra che ci bello, sia bello, si infila subito il taglio e chiude anche bene, via il taglio di Romeo, caro il mio Davide, è proprio Gabriele Romeo colui che è partito in po', l'1:11:529 a salutare la compagnia. Prima staccata veramente interessante, un'inquadratura dall'alto bella, seguono Gomez e Maggio, mi sembra che sia tutto inalterato lì davanti con Bossotto dietro. Una buona partenza, Davide, cosa ti aspetti da questa gara? Adesso a vedere così Romeo è partito benissimo, ha passato chi doveva passare, si è messo davanti a tirare, adesso vediamo se proverà a fare subito il vuoto. Vediamo se prova a fare il vuoto, è difficile perché in CRV abbiamo sempre visto gare molto combattute fino all'ultimo, con tanta adrenalina. Dopo evidentemente ti andrò a fare qualche domanda più tecnica, te ne faccio subito una. Degrado delle gomme è difficile in 10 giri? Sicuramente una piccola perdita ci sarà verso il finale, ma diciamo che in 10 giri con le gomme attuali non ci dovrebbe essere tutto quel calo. E intanto ci accingiamo a vedere il primo raffronto cronometrico, primo giro: Gabriele Romeo, Alejandro Gomez, Luca Maggio, Omar Bossotto, Treccani e il tuo Luca Figero. Perché tuo?
Luca Figerò, perché è pilota valdostano e lo tengo proprio sotto controllo oggi perché... Luca, stai attento! Perché arriva da un anno di stop e quindi voglio vedere se ha perso lo smalto, se è ancora in forma, se è ancora... Però la mano destra che gira bene. Però mi sembra che la mano destrina giri abbastanza bene perché si trova in sesta posizione, mentre andiamo a vedere un po' quelli che sono i distacchi. 2 secondi tra Romeo e Gomez, che fatica un po' in questo avvio. Ricordo che Gomez ha chiuso il giro migliore per quanto riguarda la qualifica in 1:11.743, quindi poco più di 2 decimi. Piovani scavalca Gherardi anche agevolmente in dritto, lo saluta, se ne va e prova a mettersi all'inseguimento di Bisio. Altro buon contender. È una gara che si sta però iniziando un po', Luke e Davide, a cristallizzare per quanto riguarda le posizioni. I primi 4 vanno, gli altri inseguono. Sì, però diciamo che a parte Romeo, che sembra avere un piccolo margine, gli altri sono lì, nel senso che basta corrono un piccolo insieme. Errore e ci si infila dentro e si prova a passare. Esatto, che è poi questa la bellezza. Guardate lì, la X prima di arrivare all'ultima curva, taglia il secondo giro. Gabriele Romeo, Gomez alle spalle, occhio perché Gomez sta iniziando a ricucire un pochino lo strappo. Sembrerebbe Bossotto ha scavalcato Maggio, scusami Davide, Bossotto ha scavalcato Maggio. Intanto Onboard con Salvatore Romano, si infila. Eh sì. Vediamo se riesce a chiudere la linea, a chiudere la porta. Bellissimo. O se viene rinfilato. Gran sorpasso di Salvatore Romano ai danni di Gherardi, gran bel sorpasso. Qui al mio fianco Davide Lombardi, lo ricordo, responsabile della Valle d'Aosta, quando abbiamo visto i ragazzi scattare per quanto concerne il terzo giro. Mi sembra a occhio, e ne sono sicuro perché ho i raffronti cronometrici, li sto controllando mentre siamo live con Massimiliano Treccani, che si trova in quinta posizione con le spalle Luca, il tuo Luca. Il mio Luca, vediamo un po' se riuscirà a tentare un attacco o si accontenterà di rimanere lì. Si è creata una discrepanza tra la quarta e la quinta piazza, tra Maggio e Treccani c'è un divario che ha... Attenzione Gomez! Gomez ha un passo da Gabriele Romeo. Ha cambiato passo, o Romeo ha mollato o Gomez gli si è francobollato dietro. Certo che mollare già al terzo quarto giro o hai un problema di gomma, o un problema di moto, oppure è difficile. Infatti è un po' strano, o che ha dato troppo subito, è un po' faticato, adesso sta tirando il fiato e poi ricomincerà a martellare, come probabilmente prova a martellare anche Alejandro Gomez. Guardate la concentrazione da parte di questo ragazzo numero 54. Partiva dalla seconda piazza, aveva chiuso in 1:11.743, Romeo ad esempio in qualifica 1:11.529, Maggio 1:11.939, questi erano i raffronti cronometrici, mentre Gomez si sta facendo sempre più vicino. Bella questa inquadratura, bellissima. Grotti, che si trova in settima posizione, eccolo lì, non è che lo passa già qui? Dai, ci prova, no, non riesce ad entrare. Attacco probabilmente respinto da parte di Romeo, ma Gomez oramai è solo posticipato, però mi sa che è lì alla prossima curva. Eccolo qui, entra, vediamo se riesce a chiudergli la porta o se incrociano. Ecco che si rinfila Romeo, mezzo contattino, forse si rinfila Romeo, ma qui Gomez di nuovo in uscita dalla curva e qui lo scavalca agevolmente Alejandro Gomez. Bellissima staccata, leader della gara Alejandro Gomez, davanti si mette dietro Gabriele Romeo in testa per questi primi 3 giri e mezzo ormai, Davide, perché sta per ultimare il quarto giro. Alejandro Gomez, Bossotto alle spalle, minacciosissimo. E allora a questo punto non è che Romeo non ne va più e faceva da tappo? Lo capiremo adesso. Vediamo se Gomez riesce a allungare, a cambiare passo e soprattutto se Romeo riesce a rimanergli attaccato oppure se si rifà sotto e ci riprova a tornare in testa. Assolutamente. Eccolo lì, Gomez, Romeo, Bossotto, Maggio, come cambia la classifica con un Romeo Gabriele che mi sembra un po' in difficoltà. Davide, prima di addentrarci nuovamente sulla gara, qualche progetto che avete in testa, CRV, Valle d'Aosta? Ma sì, con Alessandro siamo gli organizzatori, inventori dell'Ace Trophy. Nella passata stagione tantissimi piloti della velocità sono venuti a correre con noi e devo dire che tutti hanno fatto grandissimi risultati nelle prime prove quest'anno. Elia Bartolini ha vinto il CIV, Luca Salvadori ha vinto al National Trophy, Andrea Boscoscuro ha vinto nella Pirelli Cup, quindi diciamo che l'Ace Trophy porta bene. Per i piloti della velocità allenarsi anche d'inverno male non fa.
Eccolo lì, Walter Bruno intanto prova a vedere nel mirino Gherardi. Ti posso garantire che Bossotto ha un passo da Romeo. Prima ha provato il sorpasso, non gli è riuscito. Alla curva 5 io mi attendo, ti dico la verità, mi attendo un sorpasso da parte di Bossotto su Romeo. Sono sincero, Davide, ho visto prima Romeo, lo sto vedendo un po' in difficoltà. Probabilmente sì, è in crisi, non si capisce perché. Vediamo però. Se c'è già stato. Vediamo, vediamo. Il sorpasso. Eh sì, hai visto? Bossotto Romeo Maggio, te l'ho detto, in curva 5. E attenzione. Qui Maggio, addirittura Maggio prova. Ci prova, ci prova. Intanto il tuo, Lucchino Figero, ha sorpassato Treccani. Eccolo Bisio. Lì. Su trucco. Eccolo lì. Ma che bel sorpasso. Bello, bello, chiude la linea. Bellissimo. E saluta la compagnia. Se ne va anche Bisio. Gran sorpasso da parte di Marco Bisio, che partiva dalla sesta piazza. Brutta partenza, sorpasso su trucco. Se ne danno di santa ragione quei tre. La Bossotto Romeo Maggio se le stanno dando di santa ragione. Io penso che Maggio abbia scavalcato Romeo. Vedo un crollo totale da parte di Gabriele Romeo. Non si capisce perché. Vorrei aspettare a fine gara per chiederglielo, perché dalle premesse sembrava che dovesse andare via e staccare tutti, invece in pochissimo tempo ha avuto veramente un crollo totale. Chi non ha un crollo è Alejandro Gomez. Esatto, continua a martellare. Concentrato, martello pneumatico, saluta la compagnia e Maggio ha scavalcato Romeo, se non ho visto male. Settimo giro, sesto giro tagliato in questo caso da parte del buon Alejandro Gomez. Vediamo, sì, Maggio ha scavalcato Romeo, te l'avevo detto, Bossotto Maggio Romeo. Bossotto Maggio Romeo, lo avevo visto in precedenza. Figero, il grandissimo, Piovani. Posso dirlo? Termine tecnico svernicciato. No, aspetta, qua no. C'è un problema tecnico. Problema . Per Piovani. Eccolo qua, c'è un problema qui. Alla moto. Infatti mi era sembrato fin troppo strano. Vediamo qualche bellissimo slow motion da parte della regia, che ci aiuta a incanalare e a capire poi effettivamente anche un po' le retrovie. Perché ti chiedo, Davide, certe volte ci focalizziamo un po' tutti e soffermiamo sulle prime posizioni. È chiaro che dobbiamo anche fare attenzione a cosa succede in fondo, perché assolutamente in fondo sì. Ci si diverte molto. Tante volte le più belle battaglie sono al fondo, perché ci sono sorpassi contro sorpassi per tutta la gara. Quindi assolutamente hai ragione. Salvatore Romano, stiamo vedendo qualche slow motion. Questo è Walter Bruno. Ma tu corri? Hai corso? Ma io diciamo che corro nel fuoristrada e poi sono un pilota amatore in pista. Ma noi ti aspettiamo, tranquillo. Massimiliano Treccani alle spalle di Luca Figero, che sta volando effettivamente. Quella quinta piazza se la sta prendendo con la forza. Assolutamente, sono contento per lui. Un ottimo ritorno dopo lo stop. Quindi dai, da coraggio, sono da curioso, morale. Sono curioso di vedere Romeo. Sono curioso di vedere Romeo, caro il mio Davide Lombardi, perché per me Romeo sta crollando. Sembra non averne neanche per replicare. Sembra proprio... Sì, adesso vediamo il raffronto. Bossotto Maggio... Romeo ancora compare, prova a giocarsela. Comunque Figero, tutto può ancora succedere. Sono lì tutti attaccati, quindi basta un piccolo errore di uno e gli altri ne approfitteranno sicuramente. Ne approfitteranno sicuramente, sperando, e la cosa più importante è che non ci si faccia mai male. Assolutamente, quello è la prima cosa. Botte sì, ma in maniera giusta e corretta. Esatto. Io sono sempre stato di questa teoria, io sai. Siete voi poi i sacri. Vediamo qua questo onboard, guarda che linee, bellissime, belle. Vengono tenute bene, una pulizia di guida, la sto notando molto in CRV. Sai che forse Romeo? Forse questa è la svolta della gara, forse quello è Romeo, anzi senza il forse, ci lascia un importantissimo protagonista e della allora, gara. Hai visto che avevamo ragione inizialmente a pensare che ci fosse qualche problema dietro, perché non era normale che perdesse... Tutte queste posizioni rallentasse così tanto. Gabriele Romeo abbandona la gara, settimo giro. Che peccato! Veramente, perché perdiamo uno dei protagonisti. Ha dato spettacolo all'inizio e sicuramente avrebbe potuto dare ancora spettacolo. Sì, avrebbe potuto battagliare insieme a quei due lì che stanno, ragazzi, incredibile, stanno iniziando a doppiare. Intanto già qualche pilota: Gomez, Bossotto Maggio, Luca Figero. Quarto, Treccani, Bisio Trucco, Rolando Grotti. Peccato per Gabriele Romeo. È comunque una gran bella gara. Assolutamente. Adesso Bossotto e Maggio se ne danno fino alla fine. E adesso chi ne ha deve dare tutto adesso, perché poi è troppo tardi.
anche perché voi leggete 9, ma siamo entrati nel nono giro e allora stanno per iniziare, barra chi è davanti poi completare per poi arrivare ad ultimare il nono giro. Guarda qua che bella questa immagine, bellissima, bella, ci fa proprio apprezzare dal dentro la gara, da dentro la gara, da dentro la moto di Grotti, che in questo momento è nona posizione. Cos'era? Era un doppiato o era un superato? No, sì, penso di sì, però fosse un doppiato, perché sai, ne abbiamo visti tanti ed evidentemente non sono così lontani poi l'uno dall'altro, si sono creati dei macro gruppi e questo l'abbiamo detto Davide sin dall'inizio, i primi quattro se ne erano andati, sono diventati tre, Figero, Treccani e poi Bisio, Trucco, Rolando, se ne stanno andando tutti di santa ragione, e chi più ne ha più ne metta. Bellissimo, è proprio lo spettacolo che piace a noi questo. Eccolo qui, l'ultimo giro, Gomez, Bossotto Maggio, Figero, Treccani, guarda quanto sono vicini, Davide, e all'indietro Bisio, ecco qua il sorpasso, contro sorpasso, sai su chi? Su Trucco, che lo aveva scavalcato, lui l'ha contro sorpassato. Mi stanno facendo perdere la voce questi disgraziati, veramente, ma quando ci sono delle gare così tirate con tutti questi sorpassi non può capitare altro, e noi non possiamo che divertirci, caro il mio, perché davanti, lo ripeto, c'è Alejandro Gomez e sai che invece il sorpasso tu lo avevi inquadrato perfetto da parte di Bisio. Penso che ci sia stato un sorpasso, no, Figero quarto, quinto Treccani, sì, Bisio, l'avevo detto in precedenza, il sorpasso su Trucco che lo aveva prima sorpassato contro sorpasso di Bisio, quelli se ne danno fino alla fine, non ti preoccupare. Gomez oramai può solo gestire, tanto gli avremmo segnalato il vantaggio, quindi non deve più rischiare, si gode l'ultimo giro, la passerella fino al traguardo. Una gara perfetta tecnicamente da parte di questo ragazzo. Perfetta, poi sai, vincere la prima gara così della stagione, stravincere da sicuramente qui morale e forza. Alejandro Gomez in penna vince il primo appuntamento del Moto Estate. E vediamo la volata, vediamo Bossotto, la volata. Bossotto Maggio, Bossotto. Secondo, terzo Maggio, quarto Luca Figero. Questo te l'ho fatto pronunciare a te, giusto così. Bravo Luca. Quinto Treccani, sesto Bisio in combutta con Trucco. Sì, è lui alla fine a spuntarla su Trucco. Rolando Grotti, Romano Gherardi. Mamma mia, mi avete fatto perdere la voce, furbacchione. Gran gara, bella, bella, mi è proprio piaciuta. Bella gara, peccato per aver perso Gabriele Romeo. Cercheremo di capire anche un po' a fine gara il perché di questo crollo da parte del pilota. Comunque davanti a Alejandro Gomez ha impresso il suo marchio, ha stravinto una gara che non sembrava così facile all'inizio. Esatto, esatto. Ha mantenuto la calma e poi una volta stato davanti ha martellato. Bravo Alejandro, bravo anche il buon Omar Bossotto, secondo, partiva dalla quarta piazza con distacchi non ragguardevoli ma con 7 decimi in qualifica, quindi vuol dire che ha lavorato tantissimo in gara ed è riuscito a colmare le sue lacune. Terzo Luca Maggio, sai che facciamo? Ma ci prendiamo un attimo una boccatina d'ossigeno, lasciamo le interviste di Nilo, Davide se sei d'accordo, gli diamo la premiazione per quanto riguarda la gara e poi facciamo una chiosa finale. D'accordo, ci sto. A dopo. Figero Luca, secondo classificato, com'è andata questa gara secondo te? Allora, la gara alla fine è andata bene perché per fortuna mi sono riuscito a districare tra gli avversari, ho guadagnato qualche posizione rispetto alla posizione di partenza, quindi sono abbastanza soddisfatto. Potevo andare ancora un po' meglio perché il mio potenziale è un po' più alto, però purtroppo dopo un anno e mezzo che sono stato fermo, riprendere e togliere la ruggine è davvero difficile, cioè ci metto secondo me ancora un paio di gare e poi potrei essere della partita. Beh, ma proprio perché sei stato fermo il risultato è ottimo. Sì, infatti sono molto soddisfatto per il secondo posto, quindi torno a casa contento e felice e gasato per la prossima gara. Ci vediamo a Cremona. Grazie. Ciao, a Cremona, ciao ciao. Ciao. Qualche secondo con Massimiliano Treccani. Allora, è andata meglio da una parte e peggio dall'altra di quella che pensavo, nel senso che avevo la frizione bruciata, sono partito da schifo e poi sono riuscito a tirare fuori un terzo, quindi l'abbiamo arrangiata. La moto alla fine non cambiava più, meno male che è finita, se no non la finivo. Ecco. Nonostante le condizioni è andata benissimo. È andata benissimo perché non riuscivo neanche a partire, infatti ho fatto un mezzo salto in partenza, ma me l'hanno condonato per via della frizione. Stamattina non ho girato perché l'ho bruciata. E boh, è andata quindi bene, dai. Grazie Massimiliano. Speriamo di far meglio alla prossima. Grazie. Ciao ragazzi. Salve.
Secondo classificato, Michele Grotti, com'è andata? Beh, è andata molto bene, mi sono divertito e sono partito bene, però dopo ho ceduto, non ce la facevo più fisicamente e mi hanno passato un paio di piloti, però dai, l'importante è che mi sono divertito e un grande grazie all'organizzatore e ci rivediamo a Cremona. Anche perché il risultato c'è stato. Certo, siamo arrivati secondi e per me è già una vittoria questa. Ottimo. Per me è già una vittoria, sì. Ci vediamo a Cremona. A Cremona, ciao, grazie. E prosegue nella 600 rookie. Eccoci qua, è stata una gara bellissima, la prima della CRV, quella del Riccardo Paletti, 2350 metri, 10 giri, qui al mio fianco Davide Lombardi. Abbiamo visto una bella gara, Davide? Bellissima, mi è piaciuta, è stata piena di colpi di scena, ci sono stati dei momenti veramente di bei sorpassi, qualche piccolo contatto abbiamo visto, però tutto nella norma, nel senso toccate sportive, diciamo, niente di brutto. E questo è sempre l'importante, vince Leandro Gomez, una gara bella, importante, condotta benissimo dal quarto giro in solitaria come un martello. Peccato per Gabriele Romeo, bravissimo Omar Bossotto secondo, ottimo anche il veterano Luca Maggio terzo. Nota a termine, Luca Figero. Luca Figero, dai, io l'ho visto bene, deve sicuramente lavorare ancora un po' sulla moto e sul ritmo gara, secondo me, però cioè, la prossima volta potrebbe essere nel gruppo di testa. Cremona Circuit, 30 maggio, io ti ringrazio Davide. Grazie a te. Spero di poter commentare la prossima gara, anzi è un monito, fatemela commentare ancora con Davide. E io sono disponibile. Grazie ragazzi, è stato un piacere.